Clara ed Edoardo finalmente si sono sposati. E finalmente abbiamo visto il loro matrimonio e possiamo dire che questa è una coppia molto amata dai fan di Un Posto al Sole. E però ultimamente alcune scelte di Clara non sono piaciute molto al pubblico. In particolare il fatto che Clara ha tenuto nascosto ad Alberto il fatto che si sarebbe sposata con Edoardo e la cosa però più grave è che lei ha nascosto ad Alberto che una volta sposato Edoardo sarebbe entrata nel programma di protezione testimoni insieme a Federico. E questo vuol dire per Alberto praticamente non vedere più suo figlio, perché una volta entrato nel programma di protezione testimoni, anche il piccolo Federico dovrà cambiare nome e quindi cognome, dovrà cambiare identità, città. Quindi insomma una scelta molto difficile da sostenere. E Clara ha tenuto nascosto ad Alberto una cosa del genere. Alberto è vero che ha tantissimi difetti, sappiamo che molte volte è stato insopportabile, no? Per il suo modo di fare, però in questo caso lui aveva tutto il diritto di sapere come stavano le cose e non di venire, cioè, non di scoprirlo casualmente. Da Manuel e Rosa, perché ha sentito loro due che stavano parlando proprio del matrimonio di Clara e del fatto che poi sarebbe entrata nel programma di protezione testimone insieme a Federico. Quindi Alberto ha scoperto tutto quanto puramente per caso. E Clara poi solo dopo si è decisa di andare a parlare con Alberto Palladini e dicendogli le cose come stanno, però Alberto è andato su tutte le furie, insomma, ha detto, anzi, ha accusato Clara di essere una pessima madre che pensa soltanto ai suoi interessi, che è molto egoista e non pensa invece alle conseguenze delle sue azioni. Fatto sta che abbiamo visto alla fine questo matrimonio, un matrimonio veramente molto veloce tra Clara ed Edoardo, matrimonio che si è svolto in carcere. E innanzitutto però vorrei chiederti se sei contento di questo matrimonio tra questi due personaggi e secondo te come andrà a finire la situazione tra Clara e Alberto? Perché come abbiamo visto Alberto è fuggito con Federico, quindi pur di stare con lui ha deciso praticamente di rapirlo e di fuggire. Vedremo più avanti, insomma, come si evolverà tutta questa situazione. Intanto ti invito ad iscriverti al mio canale YouTube ed attivare la campanella per non perderti i prossimi video in uscita su Un Posto al Sole, ma anche su tanto altro. E noi ci vediamo al più presto con un nuovo contenuto. Ciao!